Ciao ragazzi, oggi parliamo ancora di campane tibetane. Partiamo dal nome, perché spesso mi chiedete perché si chiamano campane tibetane. Ecco, il problema è che io purtroppo una risposta non ce l'ho. Nel senso che in realtà solo in Italia e in italiano si chiamano campane tibetane. In tutto il resto del mondo si chiamano con qualcosa che tradotto dalle varie lingue risulta come ciotole cantanti, ciotole suonanti. E in effetti sembrerebbe anche un nome più appropriato. Primo perché hanno una forma di ciotola ed emettono un suono, e soprattutto perché le Tibetan Bells in realtà sono queste qua, o Tibetan Bell è questa qua, la campana tibetana. Comunque non entriamo, non perdiamoci nel merito del nome. Le campane tibetane migliori attualmente, migliori diciamo così per capirci, vengono prodotte in India. Sono una fusione di sette metalli in relazione ai sette pianeti. Questi sette metalli appunto sono oro, argento, bronzo, stagno, ferro, piombo e mercurio. Purtroppo alcuni di questi metalli sono altamente tossici per il nostro organismo, quindi io vi sconsiglio vivamente di mangiare o di bere alimenti che hanno sostato a lungo dentro le campane. Dicevamo che queste campane sono interamente forgiate, battute, decorate e accordate a mano. Ci vogliono circa 4 persone per 4 o 5 ore per fare una campana di questo tipo, quindi è una lavorazione molto lunga. In più, quelle decorate, come questa, spero si veda, hanno incisi dei mantra. I mantra sono delle frasi rituali, che è un argomento che approfondiremo sicuramente in un altro video. Quindi, queste campane, poi quando vengono suonate, emettono anche la forza e la potenza e l'intensità, di questo mantra, quindi è sicuramente un valore aggiunto. Quindi che dire, ancora una volta, viva le ciotole tibetane. Namaste.